Siamo molto contenti di questa iniziativa che conferma quello che si è fatto anche negli anni passati, rafforza perché c'è un giorno in più e ancora di più lavoreremo per il futuro insieme a tutte le associazioni coinvolte, a chi ha contribuito a questa iniziativa importante per fare anche di Napoli una città punto di riferimento per le energie rinnovabili, energie alternative, non solo nel settore dei rifiuti ma anche del solare, del riciclo, di tutto quello che ha a che fare con impresa, sviluppo, lavoro e rispetto della natura e dell'ambiente. Fino al 24 marzo, qui alla mostra d'Oltremare, EnergyMed, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica del Mediterraneo. Da quest'anno la mostra diventa annuale per trasformarsi in un polo strategico per le tecnologie pulite e i servizi innovativi per l'energia, la mobilità sostenibile ed il riciclo. Le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica sono sempre di più al centro dei piani di azione per la sostenibilità ambientale e qui alla mostra d'Oltremare, fra convegni ed esposizioni, ci si confronta sullo stato dell'arte di settori innovativi come il solare, l'eolico, le caldaie ad alta efficienza a biomasse, il recupero di materie ed energia dai rifiuti e di veicoli a basso impatto ambientale e sono coinvolte sia le aziende private sia gli enti pubblici. Il progetto riguarda l'acquisizione di energia solare allestendo dei pannelli sul deposito della metropolitana di linea 1 di Chiaiano e questo consentirà di abbassare la bolletta energetica fornendo circa un terzo del fabbisogno di energia elettrica metropolitana e a funicolari attraverso questo nuovo sistema. Sono tre le sezioni in cui è suddivisa EnergyMed: l'edilizia efficiente o eco building, il salone del riciclo e la mobilità sostenibile, in un'esposizione che supera gli 8.000 metri quadrati con un vasto programma congressuale che punta sia all'aggiornamento professionale sia all'incremento ed all'internazionalizzazione degli scambi commerciali.